Sono più di 140 le città italiane a utilizzare su tutto il territorio nazionale l'applicazione digitale My Cicero. L'app permette di pagare la sosta negli stalli di parcheggio riservati alle strisce blu, ma anche di acquistare i biglietti del treno e scoprire itinerari e orari dei mezzi pubblici direttamente dal proprio smartphone. Il servizio, già attivo a Roma, Milano, Bologna e Torino, approda anche a Fano grazie alla collaborazione con ASET. Un'app con la quale si paga solo il tempo effettivo di utilizzo del parcheggio. Si parte da una base minima di 30 minuti, dopodiché tutto quello che c'è al di fuori di questi 30 minuti può essere in qualche modo inserito nel canone, nel pagamento, e poi può essere detratto qualora questa sosta sia in maniera inferiore alla parte eccedente. Quindi si tratta di avere anche delle garanzie di poter far usufruire anche coloro che non sono del territorio, tipo turisti e quant'altro. L'applicazione offre la possibilità di superare il problema delle monete e della ricerca dei parcometri. Il parcheggio si attiva e disattiva direttamente da app. La zona viene riconosciuta grazie alla localizzazione GPS e fornisce automaticamente la tariffa da applicare. L'app è scaricabile gratuitamente dagli store, quindi sia da Apple che per Android. L'app, come dicevo, è gratuita, si scarica in pochi secondi e l'utente, per poter accedere ai servizi, deve registrarsi inserendo semplicemente una mail e il numero di telefono. Una volta registrato deve ricaricare il credito o inserire una carta di credito per poter pagare i servizi. Si accede all'app, accede al servizio che gli interessa, a Fano ovviamente la sosta per pagare il parcheggio. L'utente deve solo dire l'orario in cui presume di dover andare via, conferma la sosta e la tariffa viene scalata dal credito. Nel caso sia necessario rimanere più del dovuto, l'app garantisce la possibilità di prolungare la durata della sosta modificandola dal proprio dispositivo, mentre coloro che non dispongono di uno smartphone possono utilizzare la piattaforma con una chiamata o un SMS. L'applicazione inoltre può essere utilizzata anche per diverse comunicazioni da parte degli utenti che ne usufruiscono. Resteranno attivi anche i sistemi storici con la possibilità di pagamento con monete e carte di credito. Successivamente il servizio si attiverà anche per la zona a traffico limitato.